Francesco Romano, direttore, fondatore di FR Live. Parliamo del Conte Max. Oh, il Conte Max del 1957 è un film bellissimo e stiamo parlando del il meglio della cinematografia italiana. Abbiamo due grandissimi interpreti, due grandissimi attori di età diverse, di epoche diverse, che si incontrano in questo film. Alberto Sordi e Vittorio De Sica. Ha ragione, signor Conte. A me piacerebbe molto viaggiare, conoscere gente più elevata di me. Ma lei sa la mentalità di mio zio? È tranviere e mi manda a capragotta. Ma se tu vai in un altro posto, tuo zio ti controlla? No. Tu hai qualche soldarello in banca? Sì. Quanto? Un fettone, 200 euro? E allora vai a Cortina. Una puntadina a Chamonix. Faccia, signor Conte, non mi induca in tentazione. No, perché io ho un temperamento che quando mi ci metto... Figura... Questi cappuccini. Come, signor Conte? Il cappuccino con brioche. E il cappuccino con brioche. Cameriere! È un remake, prima di tutto ci tengo a dire che per coloro che non lo sapessero, è un remake di un film che era già stato al cinema 20 anni prima, dove il nostro Vittorio De Sica interpretava appunto il ruolo del protagonista. Perché rivederlo? Prego signora, chiuda gli occhi perché la camera è in disordine. Manovro la maniglia, richiudo senza mai voltare la schiena alla signora. Ah, senza mai voltare la schiena alla signora. Prego signora, la pelliccia. La pelliccia. Ti prego Alberto di non dimenticare mai tutto ciò. Senz'altro. Queste signor. Sono da considerarsi regole. Per me. Grazie. In ogni caso. In ogni caso. In ogni caso. In ogni niente. Boni. Siccome voi l'educazione non me l'avete mai insegnata, così io cerco di apprenderla dal signor Conte. Bella riconoscenza con tutto quello che abbiamo fatto per te. Perché è uno di quei film che, come sempre, quando si parla della commedia all'italiana, questa ancora non era proprio considerata una commedia all'italiana, però sarebbe diventato poi tale. Un genere proprio. Un genere, esatto. Perché prima di tutto il film è veramente scorrevolissimo, ha una scrittura, perché all'epoca chi scriveva sapeva il fatto suo, è godibilissimo il percorso proprio di tutto il film e poi soprattutto ribadisco l'incontro di questi due attori di generazioni diverse dove mettono a frutto le loro bravure. Portiere, ma questa camera 212 momento, è pronta o no? Lei è il 212? Sì, madame, 212. Ecco allora la sua chiave. La mia chiave? Sì, signor Max. Max? Sorpreso, eh? Alquanto, madame. Permette che mi presenti? No, io so già il suo nome. Lei, il conte Max Orsini-Valdo. Come sai il mio nome? Scene esilaranti. Una delle scene che piace di più è quando Alberto Sordi parte per la Spagna. Ovviamente non era mai uscito da Roma. Decide di fare questa pazzia e va a Siviglia. Che male! È ridicolo! Purtroppo a Siviglia ha un inceppo e deve rientrare urgentemente in Italia. E quando rientra, rientra tutto vestito da ballerino di flamenco. E chiaramente molto arrabbiato perché non aveva i soldi per poter rientrare in maniera normale. E ci sono i due zii in casa. Segnaliamo Tina Pica. Tina Pica, che era pazzesca, veramente, un personaggione. Che lo vedono rientrare così con due gendarmi. Solo che è tutto vestito da ballerino di flamenco. E comincia ad arrabbiarsi, torna in camera sua dopo aver firmato le pratiche per rientro e comincia a ballare da solo senza che si veda niente. No, la scena è che praticamente si sente soltanto lui che è arrabbiato e comincia a ballare il flamenco dentro la sua camera e soltanto ascoltare la sua voce che interpreta questi passi tutto così è pazzesco. Un fanatismo meraviglioso. Ma ce ne sono tantissime. Vittorio De Sica è un mostro in questo film, è un nobile decaduto ma che mantiene lo stesso i suoi canoni nobili. E invece Alberto Sordi, che è un giornalaio, un giovane ragazzotto, pimpante, pieno di vitalità, che vuol viversi la vita e ha la possibilità di potersi confrontare con questo
Conte. Andatelo a vedere perché è un film veramente, veramente molto, molto bello. È dinamico, è molto, molto attuale. Sebbene sia del 57, ha comunque ancora tantissimo da dire. Grazie mille. Grazie a voi. Stop. La scarpetta si fa? La scarpetta non si deve fare. Metto posate così? Sì. No, metto posate così perché vuol dire che non ho finito, altrimenti viene il cameriere e porta via. Troppo giusto, signor Conte. Hai capito? Niente, ci può essere un filino che mi piace ancora gustare. Vedi, questo col pane non si fa mai. Mai. Mai, mai. Mai, 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 mai. Mai.